Oggi vediamo in maniera molto semplice alcuni particolari su freni e frizioni. Vediamo soltanto alcuni aspetti fondamentali, diventando poi ad altri corsi un studio più specifico. Per quanto riguarda il discorso freni e frizioni, vengono di solito trattati insieme perché il funzionamento può essere schematizzato in maniera molto semplice. C'è un organo che ruota con un disco all'estremità e un altro organo che sta fermo. Nel caso del freno, quando quei due dischi vanno a contatto, nel caso del freno il disco fermo blocca il disco in movimento. Nel caso di frizione invece il disco in movimento mette in movimento il disco che ferma. Tutto avviene ovviamente per forze di attrito tra i due dischi che vengono tenuti. Quindi il funzionamento di freno e frizioni dal punto di vista di schematico è identico. Ovviamente poi i particolari costruttivi sono diversi, perché in uno bisogna migliorare l'efficienza dell'attrito per la trasmissione del moto, in uno devo migliorare l'efficienza del bloccaggio dell'organo di movimento. Altro organo rotante è ovviamente il volano, che come sapete è una massa asimmetrica calettata sull'albero, che nella fase, c'è una fase in cui immagazzina energia e poi nella fase di caduta ritrasferisce questa energia. Le cose, diciamo, classiche di cui un progettista deve tener conto quando va ad analizzare l'efficienza o a progettare un freno, una frizione, sono queste che vedete qui. Ovviamente ce ne sono altre, queste sono le fondamentali. In particolare bisogna tener conto della forza di attuazione del meccanismo, quindi la forza che è necessaria per azionare il meccanismo. Quindi da questo ne consegue anche poi il disegno del meccanismo stesso, quindi la parte cinematica, se volete. La coppia che voglio trasmettere o che voglio bloccare, comunque sempre una coppia trasmessa, la perdita di energia che ho nell'azionamento, nel funzionamento, e gli incrementi di temperatura che si vengono a verificare in questo. Perché poiché, come vedete, il trasferimento delle coppie avviene per attrito, sicuramente ci sarà un incremento di temperatura di cui bisogna tener conto nelle progettazioni. Chi di voi magari segue le gare di Formula 1 avrà visto che nelle frenate importanti i dischi diventano rossi dei freni, proprio per l'elevata temperatura che si va a sviluppare sulle frenate. Noi fondamentalmente ne vedremo due, che sono quelli più utilizzati nell'automotive: il freno a disco e il freno a tamburo. Il freno a tamburo adesso, prima era molto usato, adesso è ancora sugli autocarri o su veicoli di piccola cilindrata, almeno per le ruote posteriori, ma prevalentemente, data la migliore efficienza, si tende a usare il freno a disco. Il freno a tamburo ovviamente è come una scatola cilindrica con dentro un meccanismo, dei pistoncini e delle molle che spingono dei materiali d'attrito, che generano attrito, sulle superfici di questo cilindro e tendono ovviamente a bloccare la rotazione. Sul freno a disco invece ci sono una specie di pattini esattamente quasi simili a quelli della bicicletta, per intenderci. Lo vedremo poi nel seguito. Questo lo vedete ancora, potete vederlo ancora sui carri ferroviari se ci fate caso, o sulle macchine per esempio di movimento a terra con i freni a nastro. Il tipo di comando dei freni può essere di vario tipo. Può essere un comando meccanico, biciclette, idraulico, autoveicolo,
prima era meccanico anche negli autoveicoli, cioè c'era il meccanico, significa che c'è materialmente un filo che viene tirato e questo sono le pinze, quello è il comando meccanico. Adesso per esempio negli autoveicoli è prevalentemente idraulico, cioè quando si preme il freno si aziona una pompa che comprime dell'olio e quest'olio va a spingere le ganasce, va a spingere ovviamente il materiale d'attrito sul disco o sul tamburo e provoca la frenata. C'è poi un comando pneumatico, che è quello per esempio generalmente in funzione sui camion, perché se sono, diciamo, stanno cominciando ad entrare in funzione anche sui grossi veicoli. Credo che la Volvo stesse studiando una serie di freni idraulici per gli autoveicoli, ma lì, essendo il mezzo grosso, avendo la possibilità di avere con un motore potente il compressore, attualmente i più usati sono ovviamente i freni pneumatici e poi i freni elettrici. Non so se avete visto i tram a Roma, per esempio, ci avete fatto caso, che hanno dei pattini che sfruttano le forze elettromagnetiche per farlo. I disegni possono essere vari, potete avere un pattino che si poggia sul disco fatto in questo modo, con un comando a cerniera, un pattino che viene premuto da una forza, un nastro che si appoggia attorno a una ruota che gira, viene bloccato e questo frena, oppure vedete sui freni e tamburo questi pattini ce l'avete interni, oppure per esempio delle pinze sul disco, questo è un classico freno a disco in cui azionando la pinza blocco il disco in qualche modo. Questo è un freno a pattino, come dicevo, per esempio, o anche azionato idraulicamente, questo è più un azionamento a pinza, questo è un azionamento a pressione. Uno schema molto semplice, ovviamente adesso con tutti i controlli di stabilità viene scorrendo il meccanismo, è un pochino più complicato. Questo è uno schema semplificativo per farvi capire come funziona in realtà il comando. Nel momento in cui io premo il pedale del freno, aziono una pomba che comprime l'olio nel circuito e che aziona posteriormente, questa ancora i freni a tamburo, vedete, e davanti invece ho dei freni a disco. Ovviamente in genere adesso le macchine sono tutte con i freni a disco, alcuni autoventilati, proprio per quelli in genere, quelli anteriori sono autoventilanti, proprio per ridurre il più possibile l'effetto della temperatura, perché l'alta temperatura, oltre a rovinare i dischi, riduce la capacità frenante delle superfici. E quindi questo è uno schema molto semplificato, vedete che addirittura qui c'è il freno che è ancora quello meccanico col filo, in realtà anche i freni a mano, i freni di stazionamento, anche adesso sono idraulici anche quelli. Questioni? Domande? Allora, la prima cosa da fare ovviamente quando si progetta, ed è quello che noi vedremo con un esempio, è l'analisi statica delle forze in gioco. Per cui quello che bisogna fare è individuare la pressione sulle superfici di contatto, individuare la relazione tra pressione massima e pressione di ogni punto. Ovviamente ragiono poi con la pressione massima per valutare le azioni frenanti, e l'individuazione della forza della coppia frenante e le reazioni del supporto. Perché ovviamente questi dischi poi, o questi dischi, questi freni sono agganciati alla struttura, in qualche modo sono vincolati alla struttura, questi vincoli poi daranno una reazione, e quindi devo andare poi, quando il progettista, quando fa il dimensionamento, deve tener conto dei carichi che questi supporti vanno a esercitare. Il conto lo facciamo all'inizio, l'ho preso dallo Schindler, così lo potete vedere tranquillamente. Il conto lo possiamo fare su un esempio molto semplice, che è un pattino fermaporta, non so se ce l'avete presente, è un pattino con una cerniera appoggiata sul pavimento, lo blocco per terra, quando vado a spingere la porta quello impedisce alla porta di muoversi. L'avete mai visto? Li avete mai visti questi, sì o no? No. No.
una volta erano molto usati. Faccio questo esempio perché è molto semplice sulle forze. Immaginate che questa è incernierata una porta, io vado a muovere la porta, a spingere la porta, questo pattino blocca il movimento della porta. Quindi quello che io ho, la prima cosa che devo fare è andare a vedere quali sono le forze in gioco. Nel momento in cui vado a spingere, io avrò delle reazioni vincolari qui, perché lì c'è un perno che mi viene con la cerniera, quindi quello è il mio vincolo. Una forza F, la forza frenante F che io ho, qual è? Poiché le forze frenanti sono tutte per attrito, e qualunque freno io, o frizione vado a considerare, avrò sempre una forza normale moltiplicata al coefficiente d'attrito. Quella è la mia forza frenante. Per cui l'efficacia del freno è data dalla forza normale alle superfici di contatto. Per cui la mia forza frenante è questa F che vedete qui. Poi ci sono una serie di distanze. Questa quota, non so se riuscite a vedere dietro, questa quota è questa altezza che la chiamiamo A. Questa distanza, cioè il punto di applicazione della forza da questa verticale, è indicata con B. Questa qui è la distribuzione delle pressioni, che è pensata abbastanza uniforme in realtà in quel modo. Qui in questa direzione io considero una coordinata generica U, una X se volete. Per cui la pressione che si sviluppa qui è funzione di questa coordinata. Va bene? È funzione di questa coordinata U che vedete qua. Per cui qui sai 0, qui è 0, diciamo agli estremi, avrò a un certo punto un massimo che è segnato con una U e una linea superiore. E questo è proprio il centro di pressione, che è il massimo della pressione, che è una certa distanza dalla verticale. Perché mi servono queste distanze? Perché avrò dei momenti poi, quindi devo fare forza per il braccio. Va bene? Allora, se noi consideriamo poi questi angoli, per cui l'angolo alfa è l'angolo che va dalla mia cerniera all'inizio del pattino, vedete? L'angolo beta è l'angolo che va dalla mia cerniera, dalla verticale alla mia cerniera, alla fine del pattino. Questa qui, quest'angolo qui invece, che è la distribuzione poi che io ho delle forze di contatto, di pressione, viene individuata da un angolo phi, delta phi, molto piccolo, poi vedremo come si calcola. Allora, con le notazioni che vedete, ripeto, le ho riprese dallo scivolo, quindi le trovate sicuramente lì, possiamo andare a fare che cosa secondo voi devo fare? Quando è che io ho la frenata? Quando è che si blocca questo azionamento? Cioè quando io muovo la porta e quello non si blocca, che succede? Che le porte, quando io muovo la porta e quella non si muove perché è frenata, vuol dire che sto in equilibrio, cioè le forze sono in equilibrio, giusto? Allora, scrivo la forza di pressione risultante in direzione Y in questo modo, cioè pressione per l'area, la forza N. Io ho indicato con W1 e questa W2 all'interno, quindi la forza che si sviluppa, la reazione del pavimento, chiamiamola così N, è data dall'area che è W1 per W2, W2 è entrante nella lavagna, è lo spessore di quella qua. Questo è W1. W2 è quello che entra nella lavagna. Quindi la forza risultante, la reazione vincolare ad F, è data da quest'area per la pressione. Però la pressione varia lungo questa coordinata, quindi devo fare l'integrale su quella coordinata, va bene? Varia lungo U, perché qui è 0, qui è 0 a un certo punto un massimo, quindi devo fare un integrale dell'APD U. In
mentre questa è costante e la porto fuori dall'integrale. Chiaro quello che ho scritto qui? Dove questa integrale qui io la posso semplificare in questo modo, ho cioè considerato una pressione media e vereggio. Quel P average è pressione media, quindi invece di considerare l'integrale ho preso una pressione media moltiplicata per l'area. Posso anche fare il momento rispetto al polo C, torno indietro poi ve la rimetto subito. Il polo C per me è questo qui, e questo qui l'ho chiamato B, quindi A, B, C. Va bene? Se vado a fare il momento rispetto al polo C devo fare forza per la distanza, ma anche qui la distanza è U perché è la coordinata, vedete? C parte da qua, 0 qua, man mano che mi sposto c'ho U. Quindi è la stessa di prima per il braccio, e il braccio per me è U. Adesso l'integrale di questo, se questo lo considero sempre la pressione media, sarà pressione media per l'area su cui agisce, questa è la forza, per la distanza, dove per me la distanza è quella dove ho la pressione massima. Va bene? Avendo considerato la pressione media, assumo, senza svolgere, potrei svolgere l'integrale, per semplicità assumo una pressione media, che è la media della pressione distribuita, l'area è il punto dove la pressione è massima. Posso? Fatto? Allora, a questo punto io devo fare gli equilibri nelle due direzioni, orizzontale e verticale. Forse invece di utilizzare x e y come coordinate, utilizzate orizzontale e verticale, che viene meglio il discorso. Quindi io devo fare che la sommatoria di tutte le forze in direzione x è nulla, e quindi io ho, torniamo al disegno un attimo, scusate sono un po' troppo avanti. Allora, le forze x quali sono? Questa è quella che si sviluppa qua. Qual è quella che si sviluppa qua? La F grande per il coefficiente di attrito, giusto? Quella tangenziale, quella è la impiega, che è proprio la forza frenante che mi serve nel caso di questo. Quindi ho la reazione vincolare, vedete, è la forza frenante che ha segno opposto ovviamente rispetto all'azionamento, perciò quel meno più. Se io spingo metto il meno perché mi deve fermare, se metto più ha segno opposto rispetto al movimento che io vado a fare alla porta, alla forza frenante, giusto? Che deve frenare la mia azione. Questo è la n di prima, vedete? Questo qui, che però va moltiplicata per il coefficiente d'attrito, perché è la forza tangenziale. Quindi questo più la rx mi deve dare 0, per cui io posso calcolare la reazione sul vincolo. La Rx è uguale a questo, ho cambiato di segno, vedete, ho passato dall'altro lato dell'uguale, ho cambiato di segno, e poiché questa integrale l'avevo scritto come pressione media per l'area, lo riscrivo in questo modo. Quindi ho che la reazione vincolare è uguale alla forza di attrito per l'area del pattino per la pressione media. Stesso identico ragionamento per le forze verticali, dove però ho un termine in più. Il termine in più è la forza di azionamento, che è verticale, del freno, è questa. Quella è la forza che io applico, è la forza di azionamento del freno. Va bene? Quindi qui in più c'è la forzante, c'è l'azionamento, meglio, più corretto dire l'azionamento. Per cui è la stessa scrittura di prima, se torniamo al disegno,
si vede meglio, c'è questa F, la reazione vincolare, e la reazione del pavimento. No, scusate, era l'altro. Quindi di termini ne ho tre. Questa è sempre la N con l'attrito. Questa è la reazione del vincolo e quella è la forzante che io ho applicato. A questo punto, l'ho riscritta, eh? L'ho risolta rispetto ad RY, quindi RX era soltanto questo, con F davanti. RY in realtà è questo. Credo che ci manchi la vecchia qui però, eh? Sì. Sì, ci manca. Allora. Poi facciamo l'equilibrio dei momenti rispetto alla cerniera. Questo perché rispetto alla cerniera io posso eliminare le reazioni vincolari, Rx e Ry, giusto? Perché agiscono direttamente sulla cerniera. Per cui lasciatemi tornare un attimo prima di scrivere al disegno, significa che sto facendo le reazioni vincolari rispetto a questo punto. Quindi le forze che mi interessano stanno tutte qua. Quindi la F, la forza di attrito, la reazione del pavimento. Con i rispettivi bracci, ovviamente, vedete? F al braccio B. La pressione al braccio, se considero la pressione media, avrò questo U sovrasegnato, Qc. Se considero la pressione media, ho questo più questo. La pressione generica sarà questo più questo. Perché la distanza C è fissa, quella che mi cambio è U perché va in funzione del, perché a seconda di come considero U la pressione è diversa. Quindi posso scrivere la F per B, vedete C più U per più U, perché la forza generata dalla pressione varia in funzione di U. E quindi posso scrivere questo tipo di espressione. Questo momento deve essere pari a zero. Qui ci sono due definizioni. Si chiama pattino autoeccitante quando il momento aiuta l'azione frenante. Cioè io premo per muovere la porta, si genera un momento, questo momento è concorde all'azionamento che io sto facendo, mi aumenta la pressione e quindi aiuta l'azione frenante. Si chiama pattino autoesercitante il momento che ostacola l'azione frenante, cioè tende a diminuire la pressione che io sto esercitando. Questo qua lo vedrete, perché è una cosa molto importante sui freni a tamburo, è una delle cause di blocco dei freni a tamburo. Questo. Lo vedremo quando faremo il disegno per freno a tamburo. Se io ovviamente vado a sistemare quel momento che avete visto prima, lasciate perdere i passaggi, mi interessano poco, quel momento che avete visto prima e vado a calcolare la F, arriverò ad una determinazione di che cosa? Qual è l'azione frenante secondo voi? L'azione frenante si ha quando questo qui, che sono le reazioni, sono più piccole della forza che io ho esercitato, o al massimo uguale, giusto? Allora riesco a fermarlo. Se io applico la forza F per fermare, quando è che si ferma? Quando le forze che reagiscono alla mia azione sono più piccole o al massimo uguali all'azione che io ho applicato. Quindi vuol dire che questo termine che sta qua dentro
questo qui deve essere minore o uguale a 0. Se io considero questo e lo risolvo rispetto al coefficiente di attrito, perché è quello che mi serve, ripeto, lasciate perdere i passaggi, non mi interessano, capite cosa c'è dietro, cioè capite questo, volutamente messo in evidenza, perché quella è la cosa importante, significa che il mio coefficiente d'attrito deve avere un valore, vedete, che dipende semplicemente da parametri geometrici C, A e U. Che cosa sono C, A e U? Riprendiamo un attimo il disegno. C è questa distanza qua, A è questa distanza qua e U, sono assegnato, è il punto di pressione bassa. Quindi l'efficacia dell'attrito, cioè della forza frenante, questo mi sta dicendo questa cosa qui, che è l'unica che mi interessa. Io riesco, vedete, l'attrito critico, se volete, è quello maggiore o uguale di questo termine. Cioè significa che superati certi valori io non sono più in grado di fermare. O viceversa, devo garantire un certo F per riuscire ad avere una forza frenante. Giusto? Immaginate il pattino di bicicletta, uno fatto in gomma così com'è e uno fatto in tegole, secondo voi quale frena meglio? Quello fatto in gomma, non certo quello fatto in tegole, perché a parità di forza frenante l'attrito che genera il secondo, cioè quello in tegole, è nettamente inferiore. Chiaro? Quindi fondamentalmente nel disegno dei freni io questo devo garantire. Faccio vedere un'ultima cosa, poi ci fermiamo un attimo e poi andiamo avanti, facciamo un po' di pausa. Sullo sciclo trovate degli esempi in cui siete in grado, potete vedere come calcolare, per esempio, vedete, questa è la forza di attrito che si genera in pari alla reazione X. Questa è la forza della resistenza del pavimento alla reazione sull'altro vincolo, questo è il carico che io ho applicato per fermare, questa è la distanza. E questo, come vedete, vi fornisce i valori delle azioni del freno. Questo comunque poi trovate questo esempio sullo Shively, che è già risolto, e vedete come funziona. Ci fermiamo un attimo.